Ma perché sei così cattiva con me, Antonella? Perché mi dici questo? Perché è la verità. Perché io sono bellissima, sono divina. Sono una stella della musica e del mondo dello spettacolo. Come Jennifer Lopez, come Shakira. E tu, al contrario, sei un anatroccolo. Un brutto anatroccolo, molto, molto brutto. Sì, è così. È così nella vita. C'è chi nasce stella e chi è condannato a stare per sempre nell'anonimato. Guarda che hai combinato! Tu e il tuo cagnaccio pulcioso siete due nullità! Ti detesto! Come state? Bene? Sì. Senti, ciao Giuse! Guarda, c'è una pizza lì! Purtroppo c'è una brutta sorpresa! Com'è? Sentiamo. Buona? Non l'abbiamo assaggiata, ma... Guardate, c'è Patty! Ciao Patty! Patty, tu? Patty! Terrible! Hai un vestito uguale al mio, solo che è bianco! Patty! I can't believe it! Come ti sei permessa di vestirti come me? Sta calma, Antonella. A me non risulta che tu abbia comprato l'esclusiva, o sì? Oh, ragazze, per favore, ditemi. È vestita come me? Sì o no? È ovvio che questa provinciale di Patty ti sta imitando, ovvio. Tesoro. Beh, aspettate, ragazze. A guardarla bene non le sta così male. No. Comunque lo stile te lo copia malissimo. Tesoro mio, conosci il famoso proverbio? Anche se la scimmia si veste di seta, rimane una scimmia? Tu non ti puoi vestire come me, chiaro? Qual è il tuo problema, Antonella? Che ti importa se sono vestita come te? Io mi vesto come voglio. Oh, e mi puoi spiegare perché hai fatto una cosa del genere? Perché voglio essere come te. Sapere perché Patty ha voluto imitarmi. Dai, falla finita, basta. Inoltre Patty non ti sta imitando, è sempre lei. Ah, è sempre lei. E perché ha cambiato modo di vestire? Ah, chiudi quella bocca, Antonella, taglia corto. No, ragazzi, lasciatela parlare. Sentiamo cosa dice. Che cosa vuoi dire? Sentiamo. Bene, adesso metterò la mia canzone preferita. Ma Antonella, guarda che io non posso cantare. Non c'è bisogno che canti. Se ne hai il fegato, balla con me. Quindi per favore fateci spazio, perché dobbiamo ballare in quella zona. Calma, vedremo. Aria, fateci spazio, su. Patty, te la senti? Perché questa è casa mia, quindi se vuoi posso cacciarla. No, sta tranquilla, Giusy. Tutto bene, benissimo. Antonella! Ragazzi, attenzione lassù. No puede entrar. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Somos gasolina, gasolina de verdad. Nosotras bailamos bien, you know. Dance, dance y mucho dance. Lo que pide tu corazón. Your heart, your heart. Aquí te vamos a dar. Las divinas brillan, brillan como stars. Fuera feas, fuera feas. Para ustedes no hay lugar. Vediamo. Matias. Antonella. Ah, roba da pazzi.
Quella Patty è davvero ridicola. Vuole assomigliare a me. Come le viene in mente? Io non ne ho la minima idea. Io lo so. Ah, sì? Sai perché fa tutto questo? Perché? Perché Patty vorrebbe che tu ti innamorassi di lei. Ma poverina. Lei non sa che tu sei ancora innamorato di me. Perché sei ancora innamorato di me, vero? Sì, sono ancora innamorato di te. Mi piacerebbe che quello che mi hai detto lo sentisse Patty. Lei è cotta di te. Patty è solo un'amica, Antonella. Sì, è un'amica perché non ha altra scelta. Questo non è vero. Sì, è così. Non te lo dice perché è una perdente e perché sa che le diresti di no. Non parlare male di lei, te lo chiedo per favore. Va bene, non ne parlerò più, né bene né male. Tu sei ancora cotto di me? Sì, sono ancora cotto di te. E da quando ci siamo lasciati, non smetto di pensarti. Per questo vorrei che tornassimo insieme. Che fortuna, perché anch'io vorrei che tornassimo insieme. Ve ne andate di già. Pare che qui improvvisamente abbiano tutti una gran fretta. No, un momento. Da qui non se ne va nessuno finché non saprete l'ultima super notizia. Oh, no. Di che notizia parli? Sbrigati. Racconta, Antonella. Bene, Matias ed io stiamo di nuovo insieme. Siamo di nuovo fidanzati. Ciao. Patty, che c'è? Non riesci a dormire? No, non è per questo. Avevo sete e così sono scesa per andare in cucina a prendere un bicchiere d'acqua. Ah, va bene. Matias. Sì, Patty, che c'è? Noi continuiamo ad essere amici, vero? Sì, naturalmente. Perché mi domandi questo? Ecco, perché voglio dire, adesso tu ti sei rimesso insieme ad Antonella. E visto che io e lei non andiamo per niente d'accordo, potrebbe essere no, che tu... Patty, non devi preoccuparti per questo, perché anche se mi piace Antonella, so benissimo com'è fatta. Ah, sì? Certo. So che tenta sempre di mettersi fra di noi, ma io non le do retta. Oggi, per esempio, mi ha detto che tu saresti cotta di me. Stavo per riderle in faccia, ormai conosco le bugie di Antonella. No. Questa volta non è una bugia di Antonella. Come? La verità è che non faccio che pensare a te, Matias. Patty, ma stai parlando sul serio? Sì, molto sul serio. Ma non ti sto chiedendo niente, Matias, eh? Non ti sto chiedendo niente, sta tranquillo. Sì, va bene, ma da quanto tempo te ne sei resa conto? Dal primo giorno in cui ti ho visto là al sud, a Bariloce. Quel giorno che tu non ricordi, che non è stato importante per te. Scusami, ma io non... La verità è... No, non ti preoccupare, Matias. Io so che per te non è stato importante quel giorno. Però per me è stato il giorno più incredibile della mia vita. E io, a dire il vero, non so che dirti io. Non serve che tu mi dica nulla. Sul serio, non c'è bisogno. Buonanotte. Buonanotte. Forse no. Ti senti bene? Come ti chiami? Patty, e tu? Ricordo. Mi ricordo.